Quindi volevo farvi vedere, siamo arrivate qua, quindi tutte e quattro mattonelle sono chiuse tra di loro, unite tra di loro in un bel cerchio, no? Ok. E adesso la possiamo anche provare. Facciamo così, la proviamo. E ecco la nostra cuffia, non pronta. Dobbiamo ancora aggiungere il quinto quadrato qua sopra. Sta meglio così, ecco. Dobbiamo fare un po' attenzione di metterla, ma sì, insomma, così. E dobbiamo ancora fare la quinta fase, quindi il coperchio, diciamo così, perché è il coperchio della nostra cuffia. Se no, rimane tipo una striscia. E vi avevo detto di fare il quinto quadrato fino al quinto giro, alla fine del quinto giro vi fermate, che il sesto giro è l'unione con il nostro bel cerchio. Il sesto giro lo faremo insieme, vi faccio vedere come. Non è niente, ormai sapete come si va, solo che stavolta abbiamo un quadrato con quattro lati, no? E qua abbiamo quattro lati, proprio quattro lati, anche se abbiamo fatto noi un bel cerchio, rimangono comunque quattro lati. È qua che dobbiamo prendere il nostro quinto quadrato, la quinta mattonella. Ok, vediamo come. Ok, quindi è questo il quinto quadrato, sono arrivata alla fine del quinto giro e normalmente dovrei andare avanti, però sono qua in mezzo al lato e io voglio cominciare a fare l'unione da un angolo. Perciò qua cosa faccio? Chiudo proprio. Chiudo per bene, taglio il filo e faccio sì. Lo trovo, ok. E faccio il nodino finale per essere sicuri. Ok, taglio il filo e comincio adesso a fare, e per farvi vedere meglio e forse anche viene esteticamente un po' più carino, cambio il colore nel azzurro. Facciamo il nodo e l'anello iniziale. Ok, vediamo. Quindi abbiamo qua, sì, teniamolo così. Quindi noi abbiamo qua 4 2 4 4 mattonelle e dobbiamo unire con tutti i quattro lati questa mattonella a queste quattro, così. E cominciamo mettendoci in un angolo, uno degli angoli, no? Sappiamo ormai come ci dobbiamo mettere. Un attimo che forse così, se accendo un po' la luce, wow, certo. Ok, in uno degli angoli e faccio 2 catenelle. Dovrei farne 4, ma io vengo a unirmi con due qualsiasi, cioè qua nell'angolo, qua sono due angoli uniti, no? E io vengo a unire il terzo. Infilo l'uncinetto qua in mezzo, prendo il filo da sotto sopra, faccio un punto bassissimo e una catenella. E vengo nell'angolo da lavorare a fare un punto basso. Ok, diciamo che abbiamo creato la prima nostra unione. Poi 2 catenelle vengo nel primo spazio da unire dopo l'angolo. Punto bassissimo, catenella e vengo a lavorare nella mia mattonella da lavorare, quindi nel punto basso faccio il mio punto
alto, poi una, due catenelle e vado nello spazio successivo delle mie 4 mattonelle. Uncinetto da sopra sotto, prendo il filo da sotto sopra, così faccio il punto bassissimo, il punto bassissimo, aspettavo che la mia camera video prendesse a fuoco. Ok, è una catenella. Sono nel gruppo da 5 punti alti, nel terzo faccio un punto basso. Quindi torno dopo l'unione sempre al mio giro normale. Faccio 2 catenelle, vado nello spazio da unire, cioè uguale come ho fatto con quando ho unito quelle altre, uguale, solo che adesso vado effettivamente in tutti gli spazi, cioè non lascio neanche uno, tutti i quattro i lati li devo unire adesso, quindi 1, 2 catenelle, cosa tocca? Abbiamo qua l'ultimo spazio da 4 catenelle da unire da un lato, lo unisco anche questo. E vengo nell'angolo, il secondo angolo, una, due catenelle, il secondo angolo, entro in mezzo ai due angoli già uniti e unisco il terzo, semplicemente. Poi vengo di nuovo alla mia mattonella da lavorare e lavoro un punto basso. E così via fino alla fine, fino quando avete unito tutte le mattonelle. Ok, ho finito la mia cuffia e l'unione dell'ultima mattonella qua sopra, così con tutte le mattonelle. Ecco qua. Se volete io, cioè, la cuffia è questa, è tutto qua. Uniamo tutte le mattonelle, sono 5 mattonelle, poi 4 le uniamo tra di loro e la quinta viene qua sopra. E questo è il progettino e questo il cappellino finito. Non so come tenerlo, ok. Il cappellino finito. Io, se volete, potete fare anche voi. Lì ho fatto anche un bordino. Ecco, con il punto conchiglia. Come ho fatto? Ho fatto un punto, un giro di punto basso, un giro di punto basso, semplicemente, poi un giro di punto conchiglia. Tutto qua. E, sì, facciamolo vedere. Viene così. Quindi col bordino, cioè non è che viene meglio. Se volete farle un bordino, le potete fare anche un bordino. Se no, la potete lasciare, ups, anche così. Comunque, come vi pare. Io le ho fatto il bordino anche perché un po' era larghina, perciò adesso viene proprio bene. Ok. E questo è il cappellino. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate capito come si lavora. Non è, cioè, non mi sembra molto molto difficile e volevo tanto farvi vedere un progetto con le mattonelle e questo sarebbe il primo. Buon lavoro!